Ciao, ciao a tutti, bentrovati. Oggi mi vedete in una postazione insolita, sono seduta comodamente in poltrona e non all'abituale tavolo da cui lancio i tutorial, perché avrete capito senz'altro che questo non è un tutorial, bensì una sorta di video di intrattenimento in cui vorrei scambiare quattro chiacchiere con voi circa i miei progetti di cucito in corso o comunque le cose che ho realizzato in quest'ultimo periodo. L'ispirazione per questo video mi è venuta da Giorgia, che è nota qui su YouTube per i suoi due canali, Madame Crochet e Stagioni. Vi lascio il link ai suoi canali giù in descrizione, ma sono sicura che tanti tra voi la conoscono perché so che seguite entrambe. E spesso mi dite anche che notate proprio delle somiglianze tra noi, e questo non può che farmi piacere perché stimo molto Giorgia e condivido il suo modo di pensare e tanti dei suoi gusti, e il fatto che voi seguiate entrambe significa che fondamentalmente anche voi siete anime affini a noi, quindi mi piace questo scambio energetico che si crea, insomma. E Giorgia, tra l'altro, ha parlato anche di me in una rubrica che è dedicata proprio alla creatività, e tra gli spazi del suo canale ce n'è uno che si chiama Caffè Crochet, del suo canale Madame Crochet c'è appunto questo spazio che si chiama Caffè Crochet, in cui appunto racconta un po' i suoi progetti in corso, le cose realizzate nell'ambito dell'uncinetto, e io ho pensato che poteva essere carino ripetere la stessa cosa anche sul mio canale, parlando prevalentemente di cucito, ma in generale, insomma, della mia creatività e anche della vostra creatività, perché l'idea sarebbe proprio quella di farvi vedere un pochino i miei progetti, chiedervi però anche dei consigli in merito a certe cose che ho così in sospeso, in attesa di essere cucite. E soprattutto vorrei poi sapere da voi quelli che sono i vostri progetti in corso, cosa state realizzando in questo periodo, magari leggendovi nei commenti oppure attraverso una mail, perché spero che questo possa poi in qualche modo anche, diciamo, ispirarci vicendevolmente, ecco. E allora, io devo dirvi che in questo periodo in realtà ho cucito davvero molto poco, perché, come ho scritto anche nella mia ultima newsletter, sto lavorando sodo a dei progetti lavorativi che hanno sempre a che fare con il cucito, ma che mi hanno purtroppo tenuta un po' lontana dalla macchina da cucire, e soprattutto non sono riuscita a cucire, diciamo così, per diletto, quindi cucire per me. E ho realizzato quindi concretamente solo un piccolo cuscino che non ho più qui con me perché era il regalo per un'amica e gliel'ho già consegnato. In sostanza si tratta di un piccolo cuscino da meditazione yoga, quindi un cuscino da applicare sugli occhi nei momenti di relax, di meditazione. Infatti all'interno è riempito di fiori di lavanda, e per realizzare il cuscino ho seguito la solita tecnica della sovrapposizione dei lembi, quindi è un cuscino logicamente senza cerniera perché poi va messo sulla faccia, diciamo. E nel caso vi interessi la tecnica, vi lascio il link a un video che avevo fatto qui. Chiaramente per realizzare questo cuscinetto ho cambiato semplicemente le misure, ma il sistema di creazione è sempre quello. Poi l'altra cosa che ho cucito è sempre un regalo per un'altra amica, e si tratta di questo gattino, un gatto segnalibro, un gatto libro come li chiamo io. Questi segnalibri solitamente io li vendo nei negozi oppure attraverso gli eventi di artigianato che, ahimè, al momento sono sospesi. Questo appunto è invece un regalo, e siccome è una cosa che devo spedire nel giro di breve, sono riuscita a terminarlo.
Per il resto, dentro questo cesto che ho qui, ci sono solo progetti in sospeso, o meglio, poi una parte dei progetti in sospeso, perché in realtà ho tanti tessuti che sono lì che mi aspettano, come penso, cosa che succederà, credo, anche a tanti tra voi. Le due cose un po' più definite, un po' più, diciamo, già definite sono queste. Una è questa qua. E vedete, si compone da tanti pezzi di stoffa perché forse magari l'avrete anche già capito, si tratta di una casetta con uccellino, quindi vi avevo realizzato appunto il tutorial di questo progetto primaverile e mi è stato richiesto, quindi diciamo ho tagliato i pezzi della casetta, del tetto, delle antine. E poi l'uccellino verrebbe invece realizzato con questo pezzetto di tessuto giallo a pois, quindi una bella casetta vivace. Scusate se ogni tanto guardo lateralmente, ma mi vedo nel monitor per cercare di capire se sto inquadrando le cose giuste. E poi il tutto sarebbe decorato con un giro di passamaneria. Ho appunto tagliato i pezzi, ma di fatto ancora non sono riuscita a realizzare la casetta. Questa persona mi ha detto di non avere fretta, io l'ho decisamente presa alla lettera. Altra cosa in corso è che ho mostrato nelle storie di Instagram, se mi seguite lì, quindi ne saprete già qualcosa. Sto sostanzialmente dando vita a un progetto di refashion, come si dice, quindi sto cercando di modificare quella che era una vecchia camicia da notte di mia nonna. Io ho diverse camicie da notte, sì, di mia nonna. Camicie da notte di mia nonna e che adoro letteralmente perché amo molto le cose vecchie. Non so, un po' per quelle che erano anche quello che era il gusto, ma poi anche i materiali che spesso non sono, cioè sono decisamente superiori in qualità a quelli attuali. Questo, per esempio, è un cotone leggerissimo e super fresco, e quindi la mia idea è appunto crearmi attraverso la sua vecchia camicia da notte una camicia da notte per me per la stagione estiva. L'originale aveva un colletto un po' classico colletto, diciamo un po' da scolaretta ed era allacciata fin qui con queste maniche molto molto ampie, maniche che io ho tolto e la modifica, diciamo fondamentale l'ho già realizzata e riguarda, come vedete, il davanti, quindi io ho scartato tutta la camicia, l'ho come rimodellata per poi appunto avere maggiore scollatura. Ho staccato le maniche e con una delle maniche ho creato due pezzi che adesso devo ancora cucire. L'idea sarebbe quella di fare come posso dire, due laccetti fondamentalmente per poter magari tenere la camicia da notte leggermente raccolta sulla schiena perché non pensavo di andarla a rimodellare, ma di lasciarla proprio tutta bella, lunga e ampia com'è, proprio perché il tessuto poi è leggerissimo. E se riuscirò in questa piccola impresa, poi su Instagram sicuramente pubblicherò anche il risultato finale. E poi tutto il resto che vedete qui dentro la scatola sono cose così da realizzare e frutto anche un po' di un ordine che ho fatto nei miei cassetti, sia dei tessuti sia proprio i cassetti dell'armadio. Tra i cassetti dell'armadio, per esempio, ho recuperato questa maglia che avevo comprato in un banchetto dell'usato al mercato, in realtà maglia mai usata perché aveva ancora il cartellino e si tratta di una maglia di Valentino, quindi un pezzo vintage interessante, anche questa ha un bellissimo materiale. L'ho comprata perché mi piaceva tanto, però è una taglia più grande rispetto alla mia, forse anche un paio di taglie, e quindi in realtà l'ho veramente portata pochissimo perché non me la vedo molto.
e vorrei quindi andare un po' a modificarla. La parte delle maniche ha questo originale profilo in grosgrain e quindi difficilmente riuscirò a modificarla, però volevo quantomeno provare a rimodellare un po' i fianchi e magari accorciarla e spero di riuscire appunto a poterla poi portare. E poi ho una serie di cose che, una sì, due o tre cose che mi ha passato mia mamma, sono come dire dei lavori a metà, cioè due sono due lavori a metà. Uno è questo, un top in sangallo che credo addirittura avesse tagliato mia cugina, proprio della serie in famiglia, ci lanciamo tutte con il cucito ed è anche in parte cucito, cioè i fianchi laterali sono cuciti, poi c'è una cucitura solo imbastita nel centro dietro. Il problema di questo top è che per me è tendenzialmente molto scartato qui nel giro ed è un po' corto, quindi non so bene come modificarlo, se creare una sorta di top crop, però poi qui lateralmente avrei bisogno di metterci qualcosa, quindi magari chiedo un suggerimento anche a voi. Purtroppo ho solo, cioè non ho della stoffa in più, ho solo proprio il top così come lo vedete, quindi non lo so, non so come poterlo utilizzare. Mi dispiace lasciarlo lì perché è un bel sangallo e poi alla fine non so perché io il nero in primavera e estate lo porto più che d'inverno e quindi magari avrei anche delle cose con cui poterlo combinare, ma non so se riuscirò. L'altro pezzo, diciamo, gentilmente offerto da mia mamma, questo è una sorta di abito che lei aveva tagliato per sé e si compone di due parti del davanti, quindi doveva essere, credo, una sorta di chemisier, quindi ha un taglio abbastanza dritto, come vedete, però appunto le due parti del davanti sono tagliate, non è un intero, mentre il dietro lei aveva fatto una cucitura così. Però in realtà è appunto la stoffa non è tagliata, quindi qui diciamo la parte sarebbe invece tutta intera. È un arancio meno sparato da come lo vedo io in videocamera, più mattone, ecco, ed è un bellissimo lino, quindi mi piacerebbe riuscire a recuperarlo in qualche modo. In questo caso ho anche qualche rimasuglio di stoffa extra, però non so bene se fare un vestitino, se realizzare invece una camicina, magari anche in questo caso se avete qualche suggerimento, molto molto volentieri. E poi che ho messo qui da parte, sempre un lascito di mia mamma, questo invece è un pezzo di stoffa intero che non è stato tagliato ed è una maglina in questo tonalità giallo becco d'oca direi è tantissima, quindi verrebbe io credo anche forse un abito lungo, non lo so, chiaramente per l'estate, ma non ho molto un'idea di quale modello realizzare, quindi anche in questo caso se avete dei suggerimenti, se avete visto sui giornali dei modelli che si potrebbero prestare, vi chiedo gentilmente aiuto appunto. E niente, l'ultima cosa rimasta in realtà nel cassetto ho tanti altri tessuti, però diciamo che a questi, insomma, questi sono quelli che ho messo diciamo un pochino più in evidenza. Ho questo pezzo di cotone, è un cotone bianco che fa come una righina lilla viola e avevo pensato di realizzare una camicia a maniche lunghe che non ho nell'armadio, cioè non ho nessuna camicia chiara nell'armadio, ho fatto esclusione per una camicia che era del mio compagno e che porto magari con le maniche arrotolate, però insomma mi piaceva avere anche una cosa un pochino fatta più sulla mia taglia. E avevo pensato a questa stoffa, anche se non è totalmente bianca, però la righina rimane delicata. E non so però se mi convenga realizzarla già adesso, cioè adesso, oppure rimandarla a settembre, perché appunto il tempo è poco e siamo già a metà maggio, per cui poi forse una volta finita la sfrutterei poco perché dopo arriva già l'estate. Ditemi voi magari che cosa fareste. E niente, io aspetto di leggermi nei commenti perché ho svuotato il cesto e spero tra l'altro di
riuscire a realizzare almeno qualcosa di tutto quello che vi ho mostrato. E io vi ringrazio se volete lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale e fatemi anche sapere se vi può interessare una pubblicazione periodica di questo tipo. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie!